del regista del nostro organismo, un organo davvero considerato quello che in qualche modo influenza tantissime nostre funzioni, che è il fegato. Il fegato che molto spesso è silente, non dà fastidi, poi però magari viene fuori che ci sono dei problemi. Oggi fortunatamente abbiamo delle indagini nuove che si possono attuare e che danno la possibilità davvero di indagare in maniera abbastanza precisa. Ne parliamo con il professor Francesco Pignataro, responsabile della diagnostica ecografica del Centro di Ricerca Altamedica. Allora, professor Pignataro, cos'è questa indagine che può in un certo senso, sempre accanto alle analisi cliniche, credo, no? Sempre certamente a un prelievo del sangue o... Allora, l'analisi in quanto tale, il fibroscan, che tecnicamente si chiama Shearwave, è un'analisi della elastometria e quindi in particolare della elasticità, in questo caso del fegato, e si tratta di un esame di altissima specializzazione, anche di seconda generazione, perché è qualcosa di particolarmente innovativo, che permette, senza un particolare discomfort per il paziente, perché è molto simile all'ecografia, si utilizzano ultrasuoni, quindi non è invasivo, dall'esterno, permette di valutare il parenchima del fegato, la struttura del fegato. Cosa ci dice in particolare? Ci dice se questo parenchima, nei casi di steatosi, cioè di fegato grasso o di cirrosi, ha o meno un certo grado di indurimento, di fibrosi, e costantemente rispetto a questo la fibrosi è un indice quindi di sofferenza del fegato. Quindi è molto importante individuare un'eventuale fibrosi del fegato. Lo è assolutamente, ed in particolare lo è anche in quei casi, come dicevi giustamente all'inizio, ci può essere anche una discrepanza, analisi e aspetto poi del fegato. In particolare la steatosi, che sarebbe il grasso del fegato, che ha come eziologie le più varie, che vanno dall'insulto alimentare al problema alcolico, al problema virale, produce in talune condizioni un'alterazione nella durezza del fegato, e questo esame appunto lo può stabilire. Una domanda: ad esempio, molte persone che hanno contratto nel passato l'epatite B, che oggi lo ricordo c'è un vaccino, anzi ci si deve vaccinare contro l'epatite B, non ci abbiamo ancora purtroppo quello per l'epatite C, ma per l'epatite B esiste. Molto spesso non lo sapevano, lo scoprono casualmente. Attraverso questo esame ecografico si può intuire anche se ad esempio c'è un problema di questo genere? Allora, non è un esame specifico rispetto al riscontro dell'epatite B, è possibile però riscontrare eventualmente una fibrosi, anche iniziale, perché ci sono, diciamo, parametri numerici che indicano questo indurimento. In quel caso può essere un campanello d'allarme a seguito del quale si dovrà poi eseguire un test mirato per la ricerca indubbiamente dell'epatite B e C. Quali sono, cogliamo l'occasione per dire, quali sono i grandi nemici del fegato? Cosa in realtà il nostro, come posso dire, la golosità comunque ci può dare davvero delle controindicazioni per la salute del fegato? Sì, assolutamente sì, perché poi il fegato è quello che metabolizza, quindi va a elaborare un pochino tutto quanto, quindi sicuramente, e questa sta diventando anche una piaga nei giovani, ne riscontriamo più di uno, è l'alcol. Purtroppo l'alcol va a rovinare il fegato, porta ad una steatosi, che però è una steatosi che può diventare pesante, importante già in giovane età. Poi chiaramente tutti i cibi che lo sovraccaricano, i cibi grassi più che altro, cucinati, e anche gli zuccheri. Però attenzione, ci sono persone che dicono: io mangio benissimo, dico, è strano, perché effettivamente l'ecografia si dimostra una steatosi. Ma dice, allora cosa sarà? Forse dei dolci, certo, nel senso che noi pensiamo gli zuccheri, sì, possiamo capire, possono far ingrassare, ok, ma vengono trasformati in grasso e si accumulano quindi nel fegato. Quindi diciamo alcol, in primis, ma questo credo che lo sappiamo tutti, e anche ovviamente gli zuccheri, perché si trasformano in grasso, e poi i grassi cotti ovviamente vanno evitati. Allora, ecco, io chiuderei ricordando una cosa
molto importante, che il fegato, quando non funziona, purtroppo influisce e influenza tanti nostri comportamenti, persino l'umore. Molte volte, quando certo. uno ha un tono dell'umore che si abbassa, deve indagare anche se ha un fegato che funziona. Grazie, professor Pignataro.